Buongiorno dal telegiornale Rai della Lombardia. L'entrata in vigore del Super Green Pass lunedì prossimo, pronto il piano della Prefettura di Milano per i controlli. L'obiettivo è prevenire per evitare di tornare in zona gialla. Maria Chiara Grandis. Obiettivo restare in zona bianca, mettendo al sicuro le feste. Punta sulla prevenzione il piano dei controlli della Prefettura di Milano in vigore da lunedì, quando cambieranno le regole del Green Pass. Per andare al ristorante, al cinema, a teatro, allo stadio servirà quello rafforzato, valido cioè solo con la vaccinazione oppure dopo guarigione da Covid. Per prendere i mezzi invece servirà la carta verde base, ottenuta anche con il tampone. In questo caso le verifiche avverranno con squadre composte da personale delle aziende di trasporto e forze dell'ordine, soprattutto prima di salire a bordo. Chi non è in regola sarà respinto. Controlli che non vogliono assolutamente interferire sulla qualità del servizio. Tutto questo non esclude che ci siano anche controlli in uscita, in discesa, per qual caso accertate violazioni si procederà con la sanzione. Al lavoro basterà ancora il Green Pass base. La prefettura confida sulla collaborazione dei datori, ma anche sui gestori di bar e ristoranti. Le forze dell'ordine vigileranno affinché facciano rispettare le regole. È un obiettivo comune che unisce tutti: contrastare la pandemia, ridare sempre più slancio all'economia che è in ben forte ripresa e augurarci un bianco Natale. Nei controlli impegnate tutte le forze dell'ordine, polizia di Stato e locale, carabinieri, guardia di finanza. Intanto domani a Milano, 20° sabato di protesta dei No Green Pass, già annunciata la presenza dei manifestanti all'Arco della Pace dalle 16. I numeri si sono ridotti, dice il prefetto, che aggiunge nessun segnale di particolare tensione per martedì, in occasione della prima della scala.